L'altra radio. Bella da ascoltare. La senti questa voce? Chi canta nel cuore? Tanto non capirai. Orgoglio Barese sull'altra radio. Tifosi del Bari, buongiorno e ben ritrovati qui sulle frequenze dell'altra radio per una nuova puntata di Tanto non capirai. Buon martedì 31 maggio e un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora stiamo per entrare nel vivo di quella che potrebbe essere una settimana importantissima per le sorti del Bari. Dovrebbe infatti definirsi in questi giorni l'ingresso definitivo nel club biancorosso dell'uomo d'affari malese Nordin Ahmad. Ma questa mattina ci occuperemo anche di tanti altri argomenti, vi proporremo anche un'interessante intervista ad uno dei papabili tecnici che potrebbero in qualche modo sostituire Andrea Camplone sulla panchina del Bari. E allora siamo pronti per iniziare, ma come ogni mattina vado a salutare Luca Deleteris. Buongiorno Luca. Ciao Nicola, buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Come sempre linee aperte per i tifosi del Bari, chiamateci per dirci la vostra o per rispondere al nostro quesito odierno che questa mattina è incentrato ancora una volta sulla panchina biancorossa. Ieri vi abbiamo chiesto se confermereste Camplone come trainer della FC Bari. Oggi vi chiediamo, in caso di mancata conferma di Camplone, chi vi piacerebbe vedere come nuovo allenatore del Bari. Chiamateci e fateci conoscere la vostra opinione contattandoci in diretta al numero 080 524 0424, ripeto 080 524 0424, oppure inviateci messaggi o note vocali tramite WhatsApp al numero 334 38 37 444, ripeto 334 38 37 444. E allora, come detto in apertura, sono giorni fondamentali quelli che ci apprestiamo a vivere, perché entro e non oltre il 3 giugno il Bari potrebbe davvero cambiare pelle grazie a Dato Nordin. Il presidente Paparese e l'avvocato Iannarelli danno per concluso l'affare da tempo, ma tutta la piazza barese è in attesa di veder ratificato il tutto. Il Bari ha fretta perché da un lato ci sono le scadenze da temperare, tipo il pagamento degli stipendi e l'iscrizione al prossimo campionato, dall'altra parte c'è tutta la parte tecnica che non può ovviamente avviarsi se non vengono prima definite le questioni societarie. Da definire la questione allenatore e a seguire le posizioni di diversi calciatori in scadenza di contratto o in bilico con altre squadre. È vero, siamo ancora a fine maggio, il campionato, se vogliamo, è ancora in corso con i playoff, ma questo è il tempo della pianificazione e dei programmi che potrebbero ovviamente variare di molto in base a quanto investirà Nordin e anche rispetto all'ingresso di nuove figure nell'organigramma societario. A tal proposito, una notizia che sta circolando nelle ultime ore, si parla di Piero Ducci come ex direttore sportivo del Perugia che potrebbe affiancare Zamfir nel coordinamento dell'area tecnica. Quindi questa è una novità delle ultime ore, Piero Ducci potrebbe essere un nuovo ingresso nell'organigramma societario del Bari, nello staff dirigenziale, potrebbe essere il braccio destro di Razvan Zamfir. E ora, prima di andare avanti, c'è un amico in linea. Ciao, benvenuto a Tanto non capirai. Ciao, buongiorno a tutti. No, guardi, interessante la domanda del giorno: chi sarà il nuovo tecnico del Bari, eventuali nuovi allenatori che si potranno avvicendare sulla panchina del Bari. Io, come tanta parte dei tifosi del Bari, siamo preoccupati su un'altra questione molto ben più importante dell'allenatore. Credo che prima dell'allenatore sia importante definire chi debba essere il nuovo direttore sportivo. È chiaro che tutto dipende dalle sorti dell'assetto societario, come giustamente hai detto tu poc'anzi, però è altrettanto vero che una squadra si crea attraverso un direttore sportivo che, con tanto di esperienza, competenze e relazioni in Italia e all'estero, possa effettivamente definire le sorti di una squadra, non solo dal punto di vista di una accozzaglia di giocatori che possa portare a Bari, perché questo è successo l'anno scorso. Il tecnico Nicola ha fatto una serie di richieste, è stato contestato in tutto o quasi, e poi puntualmente
non ha avuto quello che, o meglio, non è stato in grado di mettere in campo effettivamente la squadra che serviva. Quindi direttore sportivo e tecnico devono andare d'accordo sin dal primo momento per definire diciamo una rosa che sia competitiva in una Serie B che è diventata, come abbiamo visto quest'anno, abbastanza difficile. Quindi, perfetto, prima ancora del tecnico, ecco, noi ci aspettiamo un direttore sportivo. Il tuo nome? Francesco. Francesco, va bene. Grazie Francesco, buona giornata. Beh, è un po' quello che diciamo da un po' di tempo, vorrei dire, una figura che possa affiancare Zanfiro o addirittura sostituirlo, quindi un direttore sportivo che, come abbiamo detto più volte, debba avere lui il compito di scegliere il tecnico, l'eventuale tecnico, qualora si decidesse di non proseguire con Camplone. Però ovviamente, come hai detto giustamente anche tu, bisogna vedere cosa accadrà a livello societario. Luca, tornando a quello che stavamo dicendo poco fa, insomma, non diciamo che siamo in ritardo rispetto alle altre squadre, però è bene mettersi quanto prima in regola, perché questo è il periodo in cui si vanno a delineare le strategie per il prossimo campionato. Sì, anche perché c'è questa possibilità di iniziare a programmare sin da subito la prossima stagione, quindi fare le cose per bene, con calma, penso sia la priorità in questo momento. Però chiaramente, come sottolineava anche l'amico radioascoltatore che abbiamo ascoltato poco fa, purtroppo c'è questa situazione legata alle vicende societarie che impedisce proprio materialmente qualsiasi tipo di negoziazione, penso con direttori sportivi o comunque allenatori, nel senso che comunque ci saranno stati dei contatti, però fino a quando questa situazione non sarà definita, sarà impossibile portare a termine operazioni del genere, perché chiaramente regna ancora la massima incertezza. Non sappiamo cosa succederà nella giornata di venerdì, certo lo si può presumere, però quella giornata sarà sicuramente decisiva poi per l'avvio di una serie di situazioni che andranno avanti poi nelle prossime settimane. Infatti, tutto, appunto, come hai detto tu, dipende da quello che accadrà nei prossimi giorni e il 3 giugno nello specifico. Intanto c'è una nota vocale, ascoltiamola tutti insieme. Buongiorno, sono Gianni. Per me De Zerbi tutta la vita, con un ottimo direttore sportivo. Mi colpì già da quando vinse a Bari 2-1 col Foggia in Coppa Italia. Ottimo allenatore, fa giocare bene la squadra. Ciao, buongiorno. Ciao Gianni, grazie, buona giornata a te. Beh, De Zerbi penso che in questo momento sia il tecnico più desiderato dai tifosi del Bari, e non solo, per quello che sta facendo a Foggia, ma come hai detto ieri, difficilmente si potrà arrivare a questo allenatore, perché penso sia corteggiato da squadre anche di Serie A, quindi magari come detto anche ieri, anche in compagnia di Bari, che sta facendo un ottimo lavoro nell'area tecnica del Foggia. Intanto c'è un altro amico in linea, ciao, benvenuto a Tanto non capirai. Ciao, buongiorno a tutti, sono Michele. Ciao Michele. In quanto come allenatore del Bari, a me piacerebbe portare Aglietti dell'Entella, che per me è un grande allenatore. E prima dell'allenatore però vorrei blindare i giocatori che quest'anno secondo me hanno sudato per la maglia, hanno fatto qualcosa di importante, tipo Mikai, perché sentivo che forse è stato attratto dalle sirene della Serie A. Spero sì, che rimanga a Bari, spero. Beh, almeno, sì, speriamo. Grazie. grazie a te Gianni. Beh, hai nominato Aglietti, a questo punto lo svegliamo, tra un po' sentiremo proprio Aglietti, che abbiamo intervistato, Luca Deleteri si è intervistato ieri, quindi restate tutti sintonizzati sull'altra radio, perché tra un po' sentiremo proprio Alfredo Aglietti. Intanto non so se c'è un altro amico in linea, posso andare avanti? No? Posso andare avanti, va bene. Intanto nella giornata di ieri sono arrivate, cambiando decisamente argomento, le assoluzioni nell'ambito del processo per le combine delle partite Salernitana-Bari del campionato 2007-2008 e Bari-Treviso del 2008-2009. Assolti 13 imputati, fra i quali gli ex capitani biancorossi Jean-François Gilet
e Francesco Caputo, con loro anche Raffaele Bianco, attualmente al Carpi, condannati invece altri cinque ex calciatori del Bari. Una pena di 8 mesi è stata inflitta a Vincenzo Santoruvo, Ivan Rajčić e Daniele Devezze, mentre 6 mesi sono stati combinati a Stefano Guberti. Le soluzioni di Gilles e Caputo hanno acceso un interessante dibattito sul forum dei tifosi del Bari, su orgogliobarese.it. Leggiamo qualche commento a tal proposito. C'è Bizantino che dice: Caputo insultato, mentre Devezze ancora incomprensibilmente idolatrato. Mentre c'è l'utente Faith che dice: bene per la soluzione, uno che si rifiuta per sua stessa ammissione in un'intervista di non giocare il derby di Coppa Italia a Bari-Foggia nonostante sia stato regolarmente pagato anche durante l'anno di squalifica, per me può rimanere ovunque purché non sia nella mia squadra. Ovviamente riferimento a Caputo. Poi c'è Monti di 81 che dice: sono contento per Ciccio Caputo, tuttavia quando si tratta di puntare il dito contro in molti non ci pensano due volte, quando però c'è da fare marcia indietro ci si gira dall'altra parte. Ciccio ormai non sta sulle scatole a molti e ricucire il rapporto è praticamente impossibile. Mentre Gastone Paperone dice: e perché mai dovrei chiedere scusa a Caputo, in quanto calciatore è stato condannato dalla giustizia sportiva, in quanto cittadino è stato assolto dalla giustizia ordinaria, quindi non capisco perché dovrei scusarmi. Le mie offese, tra virgolette, sono sempre state rivolte al professionista e mai all'uomo. Anche questo diciamo, è una verità. Intanto arrivano dei messaggi che riguardano anche il nostro sondaggio. C'è un radioascoltatore che non si firma, che dice: vorrei un allenatore di esperienza per il salto di qualità, penso a gente come Iachini, Castori o Maran. Beh, Maran che sembra molto vicino all'Atalanta. Poi ci sono altri messaggi, sempre un radioascoltatore che non si firma, dice: vorrei cambiare, non vorrei più vedere Camplone, vorrei creare da subito una squadra per salire subito in Serie A, tutta la vita degli Orossi. Ragazzi, magari ma penso che siano allenatori fuori dalla nostra portata. Bene, l'abbiamo detto poco tempo fa, torniamo ad occuparci della panchina del Bari. Ieri il DS del Carpi, Romairone, con lui abbiamo affrontato il tema Castori. Quest'oggi fare i puntati su un altro possibile sostituto di Andrea Camplone. Sto parlando di Alfredo Aglietti, che nella stagione appena conclusa ha fatto molto molto bene con l'Entella, sfiorando i playoff. Sentiamo cosa l'ex tecnico di Empoli e Novara ha raccontato al nostro Luca Deleteris. Siamo in collegamento con Alfredo Aglietti, ex tecnico della Virtus Entella. Allora mister, dopo l'eccellente esperienza con i Liguri, è pronto a rimettersi in gioco? Sì, è chiaro che dopo un'annata appena finita si va bene per noi, perché bene e male, nel senso che abbiamo fatto un grande campionato, purtroppo non siamo riusciti a raggiungere i playoff, però veramente abbiamo fatto una stagione da incorniciare. Abbiamo deciso in accordo con la società di lasciarci e adesso sono pronto per affrontare una nuova esperienza, insomma ho già voglia di ricominciare. Mister, nei giorni scorsi si è parlato di una proposta del Bari per lei, sembra proprio che una delle prime scelte per la panchina dei biancorossi sia rappresentata appunto da Alfredo Aglietti. Ma io ho già risposto a questa domanda a qualche suo collega, nel senso per me Bari sarebbe veramente una priorità, nel senso che è una grande piazza, è una delle piazze più prestigiose del calcio italiano sicuramente, anche abbiamo visto contro il Novara, insomma, nei playoff quello che il pubblico di Bari è capace di fare. Io sono onorato, insomma, di questa eventualmente situazione, però a livello ufficiale, insomma, non sono stato ancora contattato, quindi è difficile fare un commento, anche perché, insomma, a me poi mi piace parlare di cose concrete. Sicuramente per me venire a Bari sarebbe sicuramente un grande passo in avanti, questo indubbiamente. A proposito di allenatori, come saprà, quest'anno a Bari ci sono stati Nicola e Camplone, due tecnici molto diversi, non soltanto sotto il profilo caratteriale, ma soprattutto dal punto di vista tattico. Pensa sia più vicino al suo modo di vedere il calcio Nicola o l'attuale tecnico dei Galletti Camplone? Penso nessuno dei due, insomma, perché a me piace un calcio. Ogni allenatore poi ha una sua caratteristica, paragonarsi all'uno all'altro è anche brutto, antipatico, insomma. Credo che poi, al di là dell'aspetto tecnico-tattico, della filosofia di gioco, che per quello che mi riguarda, insomma, a me piace una squadra che cerchi subito la verticalizzazione, un calcio veloce, un calcio comunque dinamico.
detto questo, insomma, credo che ognuno poi dopo deve essere bravo a trasmettere il proprio pensiero alla squadra. Mister, come diceva prima, ci sarà tempo chiaramente per parlare del suo futuro. Qualora però dovesse sbarcare a Bari, le piacerebbe ripartire da qualche suo uomo di fiducia attualmente in forza Lentella? Ma io quest'anno ho trovato un gruppo di ragazzi eccezionali, devo essere sincero, sia sotto il gruppo tecnico che sotto il gruppo, che sotto l'aspetto umano. Quindi non posso che ringraziare quello che hanno fatto i calciatori quest'anno, però allo stesso modo non posso... è una domanda quella che mi fa un po' prematura, insomma, non diventerebbe difficile rispondere, perché Bari ha sicuramente dei giocatori sotto contratto, gli stessi ragazzi che io ho allenato sono comunque legati a Lentella, quindi è una domanda questa un po' prematura. L'unica cosa che posso dire è che io a Chiavari ho avuto sicuramente un gruppo di giocatori molto validi. Nell'ultima stagione lei ha allenato anche Ciccio Caputo, legato ancora da un contratto con il Bari. Oggi è arrivata una sentenza storica per l'ex attaccante del Bari. Cosa ne pensa di questa decisione e soprattutto che tipo di persona ha conosciuto? Per la persona che io ho conosciuto non avevo nessun dubbio, insomma, che alla fine fosse prosciolto e che i dati di accusa a lui privati, insomma, non erano... non potevano essere reali. Sono molto contento per Ciccio, perché poi alla fine comunque è sempre una spada di Damocle, no? Giocare con una sentenza da attendere, con un giudizio da capire quale può essere, sicuramente per lui sarà una liberazione e sono contento per lui, perché comunque se lo merita come ragazzo. Ciò che la piazza di Bari, tornando un attimo al calcio giocato, rimprovera a mister Camplone è il non essere riuscito ad adattare il proprio credo calcistico alle caratteristiche dei giocatori. Allora, a proposito di questo, le chiedo: sono i giocatori che devono adattarsi al modulo o viceversa? No, chiaramente è l'allenatore che deve capire che tipo di giocatori ha a disposizione e cercare di farli rendere al meglio, se soprattutto chiaramente un allenatore arriva a stagione in corso, come è successo a Camplone. Però penso che Camplone abbia fatto un buon lavoro, insomma, ha portato la squadra playoff, sono stati eliminati in maniera anche rocambolesca. Discorso cambia chiaramente se poi alla fine si riesce a partire dall'inizio con un progetto, condividendo magari quelle che sono le idee dell'allenatore con le idee della società e cercando magari calciatori che fanno anche a caso del pensiero tattico dell'allenatore. Mister, un'ultimissima domanda per lei: qualora dovesse diventare il nuovo tecnico del Bari, ci sarebbe comunque uno zoccolo duro da cui ripartire. Quali sono gli uomini attualmente in rosa del Bari? Sicuramente avrà avuto modo di conoscere la rosa del Bari, a cui un tecnico come lei non vorrebbe mai rinunciare. Ma ce ne sono tanti, insomma, il Bari era composto quest'anno da elementi che in Serie B giocherebbero tutte le squadre, partendo dagli attaccanti, da Rosina, da Maniero, lo stesso Sansone, De Luca, insomma, sono giocatori che sono di alto livello per quello che riguarda la Serie B, ma non solo davanti, lo stesso di Cesare, Romizzi, Defendi, Baliani, insomma, Teddy stesso, anche se in prestito. Ci sono tanti giocatori del Bari che a me piacciono e che anche negli anni passati, insomma, ho cercato di portare nelle mie squadre senza successo. Ribadisco, però, tornando al discorso di prima, è prematuro parlare di queste cose, insomma, che come si fa a dire, insomma, è solo una situazione per ora di pur parlare già di eventuali giocatori che possono rimanere o andare via, è prematuro, insomma. Perfetto, mister, la ringrazio. Grazie a lei. L'altra radio. Bella da ascoltare. Bene, ringraziamo mister Aglietti per la disponibilità. Quindi, come abbiamo sentito, non c'è stato ancora nessun contatto, ma non potrebbe essere diversamente per quanto detto prima. Però ovviamente Aglietti, che verrebbe di corsa a Bari, ha definito Bari una priorità. Luca, tante cose interessanti dette da Aglietti, tra queste la sua idea di un calcio dinamico e veloce, e quella anche di della capacità che deve avere un tecnico di adattare le proprie idee in base ai giocatori a disposizione. Diciamo, questo è un po', se vogliamo, un riferimento, anche se non voluto, secondo me, a Camplone, che magari ha fatto il contrario. Sì,
quello che è venuto un po' a mancare appunto in questa stagione, perché se ci pensiamo è effettivamente così. Molti calciatori non sono stati messi in condizione, anche sotto la gestione di Nicola, di esprimere al meglio le proprie qualità. Penso chiaramente in primo luogo a Sansone o anche allo stesso De Luca, che pur essendo magari più attaccante esterno rispetto a Sansone, penso che nel ruolo di seconda punta avrebbe potuto certamente trovare la via della rete con più facilità, ma anche riuscire ad essere più efficace nel suo modo di giocare. Lo stesso Rosina, che chiaramente ha fatto una stagione ad altissimi livelli, penso che in un ipotetico 4-3-1-2, più come trequartista che come puro esterno d'attacco, avrebbe potuto fare ancora di più la differenza. Già, qualcosina secondo il campione da buon integralista del 4-3-3 si è un pochino intestardito su certe cose, magari poteva essere un po' più flessibile. Io ricordo che i migliori allenatori sono quelli che sanno modificare modulo anche a partite in corso, che sanno adattare la squadra all'avversario, che sanno adattare il proprio gioco agli uomini che sono a disposizione. Bene, vi ricordo che potete chiamarci al numero 080-524-0424 oppure inviarci messaggi o note vocali al 334-3837-444. Vi ricordo il sondaggio odierno: in caso di mancata conferma di Campione, chi vi piacerebbe vedere come nuovo allenatore del Bari? E ora, per approfondire i vari temi che in queste ore stanno ruotando attorno al pianeta Bari, ci affidiamo alla competenza del collega giornalista del Corriere dello Sport, Giovanni Mazzilli. Buongiorno Giovanni e ben ritrovato qui a Tanto Non Capirai sull'altra radio. Buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora Giovanni, facciamo un passo indietro, torniamo all'infausta serata di mercoledì, Bari in balia del Novara per 60 minuti, poi la reazione che non ti aspetti, ma bisogna dirlo, i segnali di un Bari in parabola discendente erano chiari da mesi. Certo, hai perfettamente ragione, un Bari inaffidabile dal punto di vista caratteriale, se non anche dal punto di vista tecnico, per cui non mi ha sorpreso come non mi hanno sorpreso le altre sconfitte. Non è un caso che il Bari ha perso tutti gli scontri diretti con le big del campionato e non è un caso proprio che anche in questa occasione il Bari ha fallito la sua missione, per cui diciamo che non mi ha sorpreso per niente questo risultato, anche se c'era da sperare che sul 3-3 la squadra, dopo aver fatto una rimonta incredibile, la squadra avesse tenuto più il campo e non avesse dato spazio ad ogni altra iniziativa in vantaggio di un risultato, in vantaggio di un uomo. Una disattenzione così banale, così e non ci si aspettava proprio. Spazio a Lanzafame con un cross di facile lettura, e dare spazio a Galabinov di segnare praticamente senza controllo a porta praticamente vuota è il chiaro segno di un Bari proprio che non c'era. Giovanni, l'hai detto poco fa, per il secondo anno consecutivo Bari che manca l'obiettivo della promozione, secondo te che cosa, quali sono stati i principali errori commessi in questa stagione? Innanzitutto la troppa foga di arrivare, di ottenere subito tutto e subito, poi la scelta anche dei tecnici sull'onda dell'entusiasmo, si è pensato in un primo momento ad un emergente come Davis Mangia, poi è fallito la missione di Mangia ad un tecnico che di cui si sapeva insomma l'iter in campo come sarebbe andata, e poi infine a Campione molto riflessivo e poi ad una miriade di giocatori che sono andati, tornati e che non hanno mai dato non hanno potuto, saputo dare quel salto di qualità che al Bari serviva. Quindi un insieme di cose, un insieme di circostanze che hanno impedito al Bari di fare questo benedetto salto di qualità che ci sta tutto nella storia del Bari, soprattutto per quanto riguarda la tifoseria. Sappiamo benissimo
quale peso ha una tifoseria in una squadra che ambisce al vertice dei campionati. Ciao Giovanni, buongiorno. Luca Deleteris, sono tantissime chiaramente le delusioni di queste stagioni di questa stagione su tutti i Sansone di cui abbiamo parlato poco prima. Ti chiedo però, nella costruzione della squadra del futuro, a quale uomo non rinunceresti, su chi costruiresti la squadra del futuro, insomma? Ma innanzitutto c'è da fare una riflessione. Il Bari ha qualcosa come 11-12 prestiti secchi, poi ci sono altri che hanno il diritto di opzione, il diritto di riscatto, quindi diciamo la situazione dell'organico del Bari è molto, molto fluida, molto incerta. Ci ha sorpreso per esempio il giovane portiere, e per cui potrebbe essere un punto di ripartenza. Ci ha sorpreso, e poi ci ha sorpreso negativamente un po' tutto l'organico. Diciamo che il Rosina del girone di ritorno è un giocatore a cui che difficilmente si può rinunciare per ambire a posizioni di vertice, ci vuole un giocatore di classe. Diciamo che non c'è un giocatore simbolo quest'anno, a parte Rosina che ha fatto molto bene nel girone di ritorno, ma non vedo un giocatore simbolo su cui poter fare affidamento. Sansone ha deluso, De Luca ha deluso anche per questioni fisiche. Puntavamo su Del Grosso e ha deluso, Contini si è fatto male, Desi non è il nostro, che dire ancora, Puskas è in prestito, non è il nostro, Maniero magari bisogna ripartire da Maniero, però diciamo la situazione è fluida. Valiani stesso ha fatto una grande impressione nel girone di andata, poi si è un po' spento nel girone di ritorno. Di Cesare ha fatto un bel girone di andata e poi man mano si è spento anche lui. Diciamo che non abbiamo un punto fermo da cui ripartire, per cui ancora una volta c'è da rimescolare le carte, rifare un organico quasi ex novo, insomma. Insomma, un'ennesima rivoluzione. Bene, vi ricordo che siamo in diretta con Giovanni Mazzilli, giornalista del Corriere dello Sport. Giovanni, intanto è ancora incerto il futuro di Camplone, le tue impressioni secondo te resta e tu eventualmente lo riconfermeresti oppure no? Ma è difficile anche questa posizione, dipende anche dal direttore sportivo chi sceglierebbe. Io onestamente sono sportivamente innamorato dei De Zerbi. Sono sportivamente innamorato dei Simeone, cioè gente che è capace di trasmettere, oltre che ordine in campo, trasmettere quella grinta che quest'anno al Bari non c'è stato. Un po' ce lo faceva Nicola, però non è stato sufficiente. Camplone è un buon tecnico, non ha avuto a disposizione gli uomini che ha chiesto, soprattutto gli esterni bassi, sia a destra che a sinistra, dove sono stati adattati praticamente Don Corro. Gemiti ormai ha 34-35 anni, non ha potuto dare quello che ci si aspettava. Quindi Camplone, sì, bravino, ancora, però non so, ecco, non sinceramente punterei su tecnici alla De Zerbi o alla Simeone, tanto per fare dei paragoni un po' distanti tra di loro, però che rendono diciamo l'idea di quello che a me piacerebbe vedere. Insomma, Giovanni, intanto sul fronte societario questi sono giorni decisivi con Ordin che dovrebbe tornare a Bari per mettere nero su bianco. Nell'edizione di ieri del Corriere dello Sport hai riportato anche le parole dell'avvocato Grazia Iannarelli, advisor di Nordin, insomma parole tranquillizzanti. Come la vedi questa situazione? Non la vedo negativa, nel senso che troppe volte
sia Nordin che l'avvocato Iannarelli, sia il nostro presidente, si sono espressi favorevolmente, sono stati fiduciosi, sono ottimisti nell'evolversi positivamente della questione societaria, per cui non ci resta che aspettare qualche altro giorno. Oggi dovrebbe essere in Italia a Bari il Nordin, il punto di svolta di questa avventura societaria, c'è l'assemblea straordinaria dei soci e da qui si capirà tutto. Se Papa Resta è ottimista e ha, diciamo, il posto della situazione, noi dall'esterno non abbiamo tanta contezza, per cui per il momento fidiamoci delle parole di Gianluca Paparesta e staremo, d'altronde, 2 o 3 giorni di tempo e poi si farà chiarezza completamente su tutto. Perfetto, io ringrazio il collega giornalista del Corriere dello Sport Giovanni Mazzilli per essere intervenuto. Giovanni, grazie mille, buon lavoro con il Corriere dello Sport, ci aggiorniamo nelle prossime settimane. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Grazie a Giovanni Mazzilli. Quindi, come abbiamo ascoltato da Giovanni, potrebbe arrivare addirittura oggi Nordin, vedremo, insomma, cosa accadrà e se l'uomo d'affari malese arriverà a Bari oppure no. Intanto sono arrivati tanti altri messaggi in redazione, c'è un radioascoltatore che non si firma, dice: Campione deve dare garanzie sulla variabilità del modulo a gare in corso, la B è lunga e presenta tante insidie, lui non ha mai mostrato questo aspetto in 5 mesi di gestione, e quando si vince devi avere anche l'umiltà di blindare il risultato mettendo da parte il tuo credo offensivo. Io non posso che sposare questo messaggio, perché non per tornare indietro alla partita dei playoff, comunque lì il Bari doveva difendere molto molto meglio, al di là dell'errore di Rada non ci si può schierare in quel modo assurdo sul 3-3 con la qualificazione in mano. Poi c'è un radio ascoltato, Alessandro, che dice: volevo salutare Dino e Biagio che hanno perso il papà, ci uniamo a questo saluto a Dino e Biagio. Per l'allenatore, se non viene un allenatore esperto, meglio ricominciare da Campione. Un altro radioascoltatore dice: io darei una chance a mister Zavettieri, perché per me è un discorso interrotto e non ripreso. Non lo so, per quanto riguarda Zavettieri sicuramente siamo legati a lui dal punto di vista affettivo, però non penso che sia una strada che si possa ripercorrere. Intanto un altro radioascoltatore, Andrea, dice: è rinviato ancora il ritorno di Nordin, lo scrive la Gazzetta del Mezzogiorno. Questa è un'altra notizia che ci mancava. Vedremo un pochino. A noi quello che abbiamo sempre detto, quello che interessa, magari è brutto usare questo termine, è che arrivino i fondi necessari per permettere al Bari di ripianare le perdite, ricapitalizzare e riavviare un restyling societario. A noi quello interessa. Poi Nordin, se ci viene a trovare qualche altra volta, ci fa sicuramente piacere, però quello che interessa sono i fondi, sono le disponibilità che servono assolutamente al Bari, perché, come detto, ci sono, al di là dei discorsi appena affrontati, ci sono gli stipendi da pagare e sono una bella sommetta, e soprattutto c'è l'iscrizione al campionato con la Covisoc, che non aspetterà certo i comodi del Bari. Quindi quello che interessa non è la presenza fisica di Nordin, ma i soldi, che sono la cosa più importante. Luca, non so se sei in linea. Sì. Allora, ascoltando un po' anche quello che diceva Giovanni Mazzilli e quello che ci hanno appena riferito i nostri attenti radioascoltatori, a parte questi, insomma, si è capito che saranno giorni interessanti, però Nordin non dovrebbe tornare. Questa notizia ti preoccupa un po' oppure no? Beh, diciamo che probabilmente la presenza fisica di Nordin qui a Bari avrebbe dato, trasmesso maggiore sicurezza e fiducia a tutto l'ambiente, anche positività, però chiaramente non credo che la buona conclusione di questa operazione sia legata alla presenza dell'uomo d'affari malese qui nel capoluogo pugliese, quindi diciamo che è una notizia che non mi preoccupa, sebbene comunque è opportuno
capire che la situazione è praticamente arrivata a un punto di non ritorno, perché il 3 giugno sarà una data fondamentale, c'è tutto un iter da rispettare, quindi non penso che si possa andare oltre tale data. Vabbè, questo è poco, ma sicuro un radioascoltatore ci scrive: Nordin non sta bene, secondo me ha bisogno di riposo, tanto abbiamo capito che comanda la Iannarelli. Ma Nordin pare che comunque si sia ripreso, quindi non penso che sia quello il problema. Vedremo un pochino. Intanto c'è Pietro che, tornando sulla questione tecnico, dice: un buon allenatore è colui che adatta gli schemi alla squadra e non che impone gli schemi ad una squadra che poi non è in grado di applicarli. L'abbiamo detto poco fa, questo è stato forse uno dei principali limiti di Camplone in questa stagione. Bene, è veramente tutto, siamo in conclusione di programma, vi ringrazio per essere stati con noi, per aver scelto anche questa mattina il nostro programma. Saluto e ringrazio Luca Deleteris, ciao Luca, domani. Ciao Nicola, buona giornata a te e a tutti i nostri radioascoltatori, torniamo domani. Vi ricordo che la replica della puntata andrà in onda alle 13.15, mentre in mattinata la stessa puntata la troverete sul canale ufficiale YouTube dell'Altra Radio, ma anche sul sito e sul forum di orgogliobarese.it e su tutte le nostre pagine Facebook. Saluto e ringrazio anche Fabio Scorcia in regia, mentre io vi do appuntamento a domani, sempre alle ore 7, con una nuova puntata di Tanto Non Capirai, Orgoglio Barese sull'Altra Radio. Forza Bari e ciao, da Nicola Lucarelli. Tanto Non Capirai.